Paolo Fox, oroscopo al latte miele. Previsioni oggi, 24 novembre 2017, Leone e Vergine uscite di casa. Paolo Fox torna a fare il suo oroscopo al latte miele per la giornata di oggi, 24 novembre, e il fine settimana ormai alle porte. Cosa succederà ad Ariete, Toro e gli altri segni? Oroscopo Paolo Fox al latte miele del 24 novembre 2017. Giornata pesante per il Leone. Pesante come il mese di novembre che non ha dato grandi soddisfazioni. Nell'ambito del lavoro, nella migliore delle ipotesi non è cambiato nulla, però le spese sono aumentate. Nella peggiore delle ipotesi si fanno delle cose malvolentieri e che non sono state accettate in passato. Non si riesce a stare in un angolo senza essere considerati bene. Bisogna ammettere che è stato accettato frettolosamente un incarico. Domenica sarà una giornata di conflitti e soluzioni per la Vergine. Non bisogna chiudersi in casa perché si rischia anche di perdere le persone a cui si vuole bene e dalle quali si può ottenere un sorriso e soprattutto tanto affetto. Bisogna fare solo lo stretto necessario. Interessanti viaggi e contatti di lavoro che possono sfociare in situazioni che di certo non ci si aspettava. Attenzione però a sbilanciarsi troppo in diversi contesti della vita. Ag. I Gemelli hanno una bella energia per le osservazioni. Si è curiosi e osservatori, intrigano le persone che provocano. Si cerca di accettare qualche invito. Bisogna coltivare molto questo periodo ricco di relazioni interpersonali e contatti. Attenzione però a perdere le occasioni che capiteranno nell'immediato. Tra venerdì e domenica il Cancro può risolvere un problema d'amore e può dedicarsi di più alla famiglia e ai parenti e alle persone che ama di più. Domenica è la giornata giusta per gli incontri, i cuori solitari potranno sfruttare questa buona indole che il mese offre. Potrebbe essere necessario aspettare dicembre per parlare con chiarezza con un'azienda dove qualcosa non quadra. Keke ha preso la decisione di imporsi e di provare a dire la propria opinione con forza e grande determinazione. Bisogna comunque evitare situazioni esageratamente pericolose in cui ci si espone. Ag. Ora andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Recupero delle energie in questo weekend per l'Ariete perché la luna da oggi non è più dissonante e chissà se tra venerdì e sabato finalmente qualcuno non riveli una grande spinta ad amare. Non si devono riversare i propri sentimenti sul passato, può capitare a tutti quelli che non hanno un amore presente. Non si sa stare senza fare nulla e quindi ogni tanto rispolverate qualche ricordo. Non si è fatti per tornare indietro ma per andare avanti. Non bisogna temere nuove esposizioni. In lavoro attesa di novità. Weekend che può partire senza coordinate precise per il Toro. Avere Venere dissonante e Giove contro significa non avere chiarezza dai colleghi in ambito lavorativo. Nelle relazioni di lavoro, se si ha bisogno di qualcuno che dia una mano per ora si trovano solo inetti o persone che vorrebbero prendere il posto e che vogliono mettersi in secondo piano. In amore attenzione soprattutto con un ex ci sono complicazioni da risolvere. Andiamo a vedere quei segni zodiacali che possono essere considerati in crescita nell'oroscopo di Paolo Fox al latte miele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete non è fatto per tornare indietro ma per andare avanti. Non bisogna temere nuove esposizioni. In lavoro attesa di novità. I Gemelli si svegliano con una bella energia e la voglia di superare un periodo particolare. Ora che è un grande spirito d'osservazione e anche l'intelligenza per gestire le cose in maniera più saggia. Cresce il Sagittario che ha eliminato la pesantezza di un qualcosa che non lasciava tranquillità. Saturno è passato dal segno e ora ci sono delle cose che sembrano girare in maniera positiva.
Attenzione però a puntare su troppe cose, bisogna limitare il raggio dell'attenzione. Saranno dimenticate le difficoltà che nel mese di novembre hanno creato non poche pressioni. Ora è il momento finalmente di tornare a vivere le cose con più leggerezza. Né carne né pesce. Partiamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox da quei segni zodiacali che possono essere considerati né carne né pesce. Il Leone vive una giornata pesante, non riesce a superare alcune situazioni che non sono andate come si voleva e perde le grandi soddisfazioni che sono state quindi solo sfiorate. Nel lavoro potrebbero esserci dei problemi, sono aumentate delle spese e la paga che prima sembrava ottima ora sembra non soddisfare più le esigenze. La bilancia potrebbe vivere un weekend importante, ma le tensioni vissute tra martedì e giovedì hanno appesantito decisamente tutto. Ora è il momento di smettere di pensare troppo e si deve riuscire ad essere tranquilli nella gestione delle emozioni. Acquario nervoso a causa della luna, si vive una condizione difficile da accettare, ma che è la forza anche per riuscire a uscirne fuori. Sarà il momento di trovare immediatamente una soluzione.